Ehi, Barbie, vuoi uscire? Sì, grazie per avermelo chiesto. Voglio provare qualcosa di diverso. Mi piace un sacco passare del tempo insieme. Eh? È una bambola nuova! Posso vederla? No, è la mia. Dammela, ora è mia! Ehi, rilassati! No! Oh, che bella! Credo voglia fare un giro. Che ne dici, bionda? Brum brum! Oh, amo il vento tra i capelli! Che noia! Perché la bambola non è andata alla festa? Non aveva nessuno con cui andare! Sei un mostro! È stato bello, però! Prendila! Ah! Mi è venuto un mal di testa improvviso! Dobbiamo andare! Barbie, stai bene! Non ci credo che lo ha fatto! Non ti preoccupare, ti aiuto io! Guarda, sei tornata normale! Non ne sarei così sicura! Hai bisogno di un restyling! Wow, guarda, Barbie! Proprio ciò di cui hai bisogno! Cioè, hai i capelli spettinati! Ehi, sono qui! Che aspetti? Tagliamoli! Non muoverti, non ci vorrà tanto! Stai bene, pelata! Non farlo! Metti giù il rasoio! Non credo! Ti piacerà! Ne dubito alquanto! Wow, hai la testa che brilla! I miei bei riccioli d'oro! Aspetta solo che ti addormenti! Ho quasi finito! Perché l'hai fatto? Davvero? Non è per niente bello! Ok, poi ho bisogno di un ago. Lo userò per il tuo nuovo taglio di capelli. Lo spingo nella testa di Barbie. Così l'acconciatura si tiene. Sono come delle extension! Sta venendo bene! Fidati, starai benissimo! Non può essere peggio di avere la testa rasata! Mi serve un po' di tempo. Unisco l'ultima ciocca! Come sto? Wow, magnifica! Ma ci serve un po' di colore. Coloro lo scovolino del mascara con dello smalto per le unghie e poi lo passo nei capelli. Wow, ti sta da Dio questo colore! Ottima scelta, ho sempre desiderato tingermi i capelli! Ma a Ken piaccio bionda! Così dovrebbe andare. Poi aggiungiamo degli accessori. Proviamo questi orecchini. Wow, che stile! Wow, stai benissimo! Mi piace! E ora? Con questo outfit starai benissimo! Ti dona molto con questi capelli! Oh, mi sento stilosa! Tu sì che te ne intendi di moda! Conosco qualcun altro a cui piacerebbe! Ehi, tu! Wow, ma sei bellissima! Oh, che bella coppia che siete! Mi sto emozionando! E ora bacio! Non sarebbe cortese non farlo! Ah, sono fidanzata! No, non mi sono lavata i denti! Me ne sono accorto! Oh, si stanno per baciare come nelle fiabe! Oh, wow, hai un'altra bambola! Oddio, si stanno baciando! Devi sempre rovinare tutto! Ho una cosa per te! Divertiti! Che schifo! E per te? Che botta! Beh, è caduto! Meglio che entri in classe! Wow, forte! Questa sì che è una casa delle bambole! Potrei fare una casetta per bambole più bella, non ci penso due volte e mi iscrivo al concorso! Ehi, levati! Voglio partecipare! Lasciami, occhio! Ah! No! Guarda che hai combinato! Io volevo solo la penna! Oh, ma che è successo? Oh, fa male! Via questa roba! Che posto è questo? Guarda qui! Potrei usarlo per la mia casetta! Da dove cominciare? Voglio che sia perfetta! Inizio rivestendo l'interno della scatola, uso foglie di cartoncino colorato. Facile e veloce! Wow, è coloratissima! Che ne pensi? Lo so, la adori! Sono portata per il design? Che cosa ha Britney? Ha già iniziato! Sì, lo so, è notevole, va bene essere invidiose. Cerco l'ispirazione. No, non mi interessa. No, neanche questa. Oh, questa promette bene. Ora bisogna aspettare. Wow, adoro questa parte! Oh, è così carina, la adoro! Forza, guardati attorno. Ha tutto ciò che ti serve. No, non ti piace? Va bene, posso risolvere, ci vuole un po' d'oro. Lo sapevo che avevi gusti raffinati, questo lo trasformerà. Taglio i fogli su misura e li colloco nelle camerette. Che te ne pare? Sapevo, l'avresti adorato.
Ho un sonno, tu non sei stanca? Mi sto sobbarcando tutto il lavoro. Ok, so cosa fare. Devo fare delle modifiche a questa tenda. In realtà ho bisogno di tagliarne alcuni pezzi. Così va bene. Ho fatto un letto con il cartone. Poi uso il tessuto delle tende come lenzuola. Comodo, vero? Puoi recuperare il tuo sonno? È un po' spoglia, servono dei mobili. Sogni d'oro? È una buona idea, proprio quello che ci serve. Ho un piano, andiamo. Ciao Kendall, che fai? Voglio la gomma piuma, ti pago per questo. Wow, penso a tutte le cose che potrei comprare. Cioccolato. Stai bene? Wow, sei un'abile negoziatrice. Altri soldi? È il mio giorno più bello! Sta diventando assurdo! Ah, sono ricca! Non sono mai stata così felice! Prendili, sono tuoi! Finalmente, questo sarà il letto più morbido del mondo! Faccio un rettangolo con la gomma piuma e adesso lo decoro! Con l'oro, ovviamente! Ma ci vuole un tocco glamour! Conficco gli spilli in un altro pezzo di gomma piuma, sembrano perle. E l'ultimo? Ora devo unire tutto quanto, sarà la cosa più difficile. Ci vorrà una comoda coperta e dei cuscini. Wow, è fantastico, sembra il punto più adatto questo. Adesso aggiungo un nastro al tetto, fungerà da tenda. Voglio che tu possa rilassarti a letto e penso che sia ok, sdraiati. Buonanotte, ah, ne ho bisogno. Quanti dolci ho mangiato, il mio dentista si arrabbierà! Sveglio! Voglio dire kikiriki! Ah, è già mattina! Che bella dormita! No? Dov'è la mia bambola? Credo di saperlo. Ehi, che ci fa laggiù? Non ignorarmi, vieni qui! Mi senti? Ma che hai fatto? Guardati! Hai il cioccolato su tutta la faccia, dobbiamo pulirti per bene. Non ne voglio discutere. Non fare così. Ok, ci sono. Faremo un makeover a questa vasca. Cipicchetto, pittura dorata, la spugna darà una bella consistenza. E una volta asciutto metto del nastro adesivo intorno. Wow, è faraonica! Insomma, il bagno va fatto con stile. E il water d'oro si abbina bene, ma può essere migliorato. Dipingo il sedile e lo cospargo di glitter. Poi aggiungo nastro dorato alla cisterna. Ci metto una catenina d'oro. Non ho mai visto un bagno del genere. Sono pronti, che te ne pare? Meriti il meglio. Li inserisco in casa. Il water può andare qui dietro e la vasca proprio accanto al letto. È il bagno più lussuoso che c'è. Bisogna riempirla la vasca adesso. Usiamo questa. Verso la bibita nella vasca. Le bolle non devono mancare. Lascio cadere le mentine e adesso è una jacuzzi. Entra e rilassati, è il tuo momento. Ho sognato dolci per tutta la notte. Aspetta. Oh sì, era reale. Ah, cos'è questa puzza? Oh, e dai, smettila! Che schifo! Che cosa hai mangiato? Mi sento svenire! Ragazza, tu hai un problema, ti serve una doccia. Ho solo una cannuccia, ma non è un problema. Tiro e piego la cannuccia così. Ora mi serve un paio di forbici. Taglio la cannuccia proprio qui, faccio un altro taglio sotto la parte flessibile, incollo insieme i pezzi, ci attacco perline rosse e blu e ora costruisco un bagno. La base è fatta di gomma piuma, la avvolgo nel cartoncino, poi faccio un sedile, ho tutto ciò che ti serve. La doccia andrà sulla parete e adesso hai un bagno tutto tuo. Rendiamolo più accogliente. Ok, entra qui, ti ci vuole un bello scrub. Ti darò un po' di privacy. È andata bene. Devo prendere una cosa dall'armadietto. Mi sei mancata come sei alla moda. Del resto sei mia. Tu sei la mia migliore amica. Guarda che bei capelli biondi. No! La mia bambola, cosa hai fatto? Ehi, che si dice? Dalla me! Non sei molto carina. Te lo sei meritato. Devo recuperare la mia bambola. Woohoo! Abbiamo vinto il campionato! E loro da dove sono arrivati? Manno! Stai bene! Come sta? Tranquilla, ci penso io. Wow, puzza proprio tanto qui dentro! Ah, presa! Aspetta, ma sei così sporca!
Meno male che ti ho trovata. Io, fai schifo. Oh, sei tu. Guarda cosa hai fatto alla mia bambola. Ti devo ripulire. Ma non sta funzionando. Hai bisogno di fare un bel bagno. Adesso ti potrai rilassare. Ti meriti un po' di relax. So che ti piacerà. Ok, buttiamo via questi vestiti sporchi. Questa non la puoi tenere. E vai dentro, aggiungiamo delle bolle. Queste mentine sono perfette. Wow, sembra una jacuzzi. Com'è la temperatura? Così dovrebbe andare. Ora basta. Adesso devo lavarti tutta. Posso usare questo spazzolino e del dentifricio al carbone. Wow, sei sporchissima. Scommetto che ti fa il solletico, sono così gelosa. Ora sarai pulita e profumata. Ora va molto meglio. Devo solo asciugarti. Non voglio farti ammalare. Adesso sei bella pulita, non come qualcun altro. Lo sai che ti sento, vero? A te non servono intrugli strani per essere bella. Userò questo detergente con la schiuma. Te lo verserò tutto addosso, proprio così. E ora userò questo bel gadget qui. La pelle sarà così luminosa. Lo proverò per prima io. Sì, funziona. Lo senti anche tu? Sì, lo so, è spettacolare. La spazzola fa tutto il duro lavoro e ci mette pochissimo. Adesso posso asciugarti. Ci siamo, ho fatto. E senti che profumo. Vuoi dirmi qualcosa? Ottima idea. Adesso applicherò una maschera per il viso. Mettiti comoda. Metterò del dentifricio in una ciotola. Poi aggiungerò del glitter. Ora lo mescolerò fin quando non si sarà amalgamato. Voglio che diventi denso. Userò un pennello per applicarlo. Così dovrebbe andare. Manco solo io. È faticoso fare l'estetista. Ah, e ora possiamo rilassarci. Non sembra affatto male. Ma noi dobbiamo concentrarci su altro per ora. Dobbiamo fare qualcosa con i tuoi capelli. Che ne dici di un nuovo colore? Per prima cosa devo coprirti tutta. Ti avvolgerò con del nastro. Hai presente i bendaggi che fanno adesso? Ecco, è molto simile. Anche se beh, il nastro è più appiccicoso. Mi ricorda un po' il mio costume di Halloween dell'anno scorso. Ti metterò questo sul viso. Credo che dovremmo divertirci un po'. Ehi, qua giù! Sul serio? Guarda che dovrai impegnarti molto di più. Oh, credevo avrebbe funzionato. La spaventeremo più tardi, rimettiamoci al lavoro. Non muoverti, il biondo non ti sta bene. Questo colore sei più tu. Adorerai il risultato finale. Fidati, i capelli scuri ti stanno meglio. Adesso possiamo togliere il nastro. Per averli così la gente paga un sacco di soldi. Ah, che bello. La mia pelle è così liscia. Ehi, ti spiace? Puoi spegnerlo? Basta! Aspetta, ma cosa stai facendo? Cosa sto facendo io? Ah, toglimi questa roba di dosso. Aspetta, credo di poter usare questa carta colorata. Mi servono due ciotole di acqua tiepida. Inizierò con la carta rosa. La metterò nella ciotola. L'acqua diventerà del colore della carta. Che bel rosa acceso! È ora di togliere la maschera. Adesso immergerò i tuoi capelli nell'acqua. Devi trattenere il respiro. È un'ottima tinta per capelli. Adesso ti immergerò nell'acqua blu. Lo farò solo sulle punte. Sono fantastici! Che differenza! Che ne pensi? Va bene, credo. E tu da che parte stai? Sì, dobbiamo chiudere quell'affare. Oh, ciao tesoro, papà è venuto a prenderti. Come sei carina. Oh, ciao, io, il tuo bambino è povero. Oh, l'angioletto della mamma, come stai? Accidenti, non piangere, adesso la tua mamma è qui, andrà tutto bene. Un bambino povero e uno ricco. Immagino che sia ora di farli crescere, devo solo aggiungere qualche altro anno. Ecco qui, molto meglio, chissà come stanno adesso. So cosa dovrei fare, mandarli a scuola. Questa scuola è molto bella. Penso che sarà divertente. Oh, che numero fortunato. Dopo di te, Lizzie, sembra proprio che questa sia la nostra stanza. Oh, accidenti, che schifo! Guarda, questo posto è un casino. Aspetta, è ancora peggio, deve essere proprio demolita. No, 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 non posso farci vivere in un posto simile. È tutto ok. Io non posso credere che a lui stia bene. Sarà perché è povero. Guarda, c'è una scopa. Credo che possiamo pulire questo postaccio. In realtà è facile liberarsi delle ragnatele. C'è anche tanta spazzatura, non sarà difficile liberarsene.
Oh, fammi togliere questi giornali dalle pareti. Ecco, già va meglio. E via dentro il cestino della spazzatura. Ma come mai c'è della corda in giro? Bene, è ora di creare un letto. Ah, questo sì che è accogliente. Oh, Lizzy, guarda che c'è molto spazio se vuoi condividere con me. Sì, beh, no, grazie, pulirò il mio letto tutto da sola. Pronto? Sì, ho bisogno di te per aggiustare delle cose. Salve, signorina, sono della ditta di pulizia che ha richiesto. Oh, oh, eh? Aspetta un attimo. Assomiglia tanto a Liam. Comunque sì, ho bisogno che tu pulisca tutta questa zona. Posso farlo, nessun problema. Ah, non mi convince molto. Ma basta che faccia il suo lavoro. Sembra proprio che bisogna raccogliere la spazzatura. Oh! Mi scusi, signorina, ma io ho finito con le pulizie. Oh, bene, i soldi, non capisco perché tutti li pretendano. Ma fa niente, ecco qua, per aver pulito. Oh, ne vuoi ancora? Ok, va bene. Eccoti qua, dovrebbero bastare, credo. Ora per favore vai via, devo fare una telefonata. Sì, mettetela laggiù, per favore. Oh, adesso andate via. Oh, hai finito il tuo lato. Non male. Non ti senti meglio adesso? Hai un buon profumo? Ma il tuo abito è ancora sporco di cioccolato. Tranquilla, avrai un outfit nuovo. Amo comprare vestiti. Non c'è niente di meglio, è così emozionante. Vediamo che abbiamo qui. Non mi convince. Credo che dovremmo provare una cosa diversa. Qualche idea? Aspetta, usiamo questo tessuto dorato. È ora di avere un abito su misura. Poso il tessuto sul tavolo, ho fatto un modello in cartoncino. Ritaglio la sagoma e poi unisco i pezzi. Ah, era più facile di quanto pensassi. Indossalo. Wow, ti sta a pennello. Sembri una modella. Dovresti sfilare in passerella. Rinfrescante. Oh no, dobbiamo darci una mossa. Non ti fa sentire meglio? Wow, profumi di buono. Ma che? Guarda quell'outfit. Noi possiamo fare di meglio. Prima di tutto prendo una cosa. Non è qui dentro. Dove sono? Non è la mia stanza. Che ci fai qui dentro? È proprio quello che cercavo. Vuoi la mascherina? La trovi nella valigia. Figo, grazie. Ah, no. Trovata. Oh, aspetta. Quanto ti devo? Va bene, prendi tutto. Ciao! Chi era quella? È ora di creare un abito. Oh, manca solo un'altra cosa. Mi serve questa. Avrai un aspetto così elegante. Al lavoro! Intanto taglio gli elastici. Lo faccio su entrambi i lati. Poi taglio la mascherina. Vado dritta al centro. Mi servono due pezzi di materiale. Li metto uno accanto all'altro. Ora li incollo insieme e li ripiego. È così semplice! Molto carina questa gonna! Ecco qui! Wow, valorizza molto quel top! E il foulard, ottima scelta! Ti servirà un appendiabiti per la stanza, i vestiti non bastano mai! Sei perfetta! Indovina cos'ho? Ti serve un posto per sederti? È splendido, vero? Wow! Guardare! Cosa? Da dove è sbucato questo? La sedia è rovinata? Sì, direi di sì. Dammelo, perché è dovuto succedere? Mi dispiace tanto. Aspetta, che sciocca sono! Possiamo rivestirla in oro! Non posso credere che mi sia sfuggito. Una piccola piega qui ed è pronto. È ancora più bella. Forse è successo per una ragione. Wow, dà alla stanza un aspetto unico. Prendi posto sul suo trono. Che ne pensi, Kendall? Fa vedere. Wow, è proprio raffinata. Un attimo. Forse posso fare una sedia per la bambola. So cosa fare. Ho unito insieme queste spugne. Ora applico della colla sopra. Procedo fino a ricoprirle. Poi ci piego sopra un pezzo di tessuto, le attacco con la colla, cerco di mantenerlo più ordinato possibile. Al centro incollo del feltro nero e adesso lo capovolgo. Faccio lo stesso per realizzare retro e fianchi e abbiamo il divano. Provalo, sembra così confortevole. Ho degli accessori per te.
Sono le piccole cose a dare personalità. Dopo tutto questo devi avere fame. Ecco un po' di torta. Ti servono delle piante. Che ne dici dei quadri? Preferisco i classici. Ci vuole una foto del tuo lui? E credo che abbiamo quasi finito. Wow, questa sì che è una casa. Sembra un palazzo reale. Ehi, ti dispiace? Scusa. Oh, adoro la tua creazione. È così dorata. Sì, puntavo proprio a questo. E, oh, la tua casa per bambole è diversa, in senso buono. Guarda, succede qualcosa? Ma dai, abbiamo vinto! Congratulazioni! Wow, sono così felice, è ben meritato! Guarda che bel vestito! Sta così bene con i suoi capelli. Sei la bambola più bella di sempre! Oh, guarda che bella! Posati pure, non fare la timida! Wow, mi sento come una principessa! Torna quando vuoi! E mi è appena venuta in mente un'idea! Mi servono i miei compiti di matematica! Beh, diciamo più la cartellina trasparente! Toglierò i fogli! Tanto prendo sempre buoni voti! Diamo sfogo alla creatività! Quella farfalla mi ha ispirata! Voglio catturare la sua bellezza! Disegnerò le ali sulla cartellina, proprio così! Poi aggiungerò dei dettagli! Voglio dividere le ali in sezioni! Wow, che belle! Poi le ritaglierò! Ora mi serve uno smalto per unghie! Userò il colore argento glitter. Ci dipingerò le ali. Non voglio dipingere tutte le sezioni. E una volta finito userò delle paillette. Le cospargerò sopra lo smalto. Userò i colori argento e rosa. Ora soffierò via tutte quelle in eccesso. E guarda che bell'effetto! Ora posso attaccare le ali al vestito della bambola. Wow, sembri una fatina magica! Vorrei anche io un vestito così, è bellissimo! Huh? Non credo di poter fare nulla di simile. E non vorrei nemmeno. C'è troppo rosa. Ma non puoi andare in giro così. Adesso dovrò trasformarmi in una stilista solo per te. Ritaglierò un cerchio da questo tessuto nero. Poi ci attaccherò questo laccio per le scarpe intorno ai bordi. Facilissimo. Vediamo come le sta. Calza come un guanto. Ma serve una cintura. Mi permetta, signorina. Come le sta? Secondo me divina. Ogni ragazza ha bisogno di un vestito nero. Credo che dovrò acconciarti i capelli. Siediti. Le trecce ti staranno benissimo, non ci vorrà molto. Ho fatto molta pratica. Mi serve un elastico per fissarle. Mi piace questo look. È come guardarsi allo specchio. Io, quelle scarpe sono ridotte proprio male. Cosa posso farci? Fammi pensare. Ci deve essere qualcosa che posso usare. Fammi vedere. Ah! Ho trovato, sì! Devo solo... Aspetta! Che fai? Non ci pensare nemmeno, dico sul serio. Non abbiamo tempo da perdere. Passami quello smalto. Ehi, mi serve quello smalto! È proprio lì! Sì, quello, forza, sbrigati! Grazie! Guarda che non conquisterai mai nessuna così. Dovrai impegnarti molto di più di così. Comunque sia, dov'ero? Sì, trasformiamo le scarpe. Userò questo smalto per darle un nuovo colore. Devono essere tutte coperte e una volta asciutte potrai indossarle. Wow, dovresti fare la modella. Che stile, ragazza. E io non sono da meno. È come guardarsi allo specchio. Sai che ci sono altri colori oltre al nero? E tu hai bisogno di un paio di scarpe. Come posso fare? Aspetta, io lo so! Posso usare i marshmallows. So che è inusuale, ma so quello che faccio. Userò un asciugacapelli per scioglierli. Ok, è caldo. Non ci metterò molto. Che buon profumo! Ora aggiungerò del colorante alimentare. Me ne servirà molto. Ora mescolerò il tutto insieme. Lo mangerei se potessi. Com'è appiccicoso! Ora lo verserò sul tavolo. Voglio appiattirlo per creare un cerchio, così. Ritaglierò tre forme grazie a dei template. Così maneggevole. Lo modellerò a forma di stivale. Poi aggiungerò dei dettagli. Credo sia pronto. Come sono carini! Wow, non ho parole, sei bellissima! Sono così fiera di me! Forza, abbiamo fatto un ottimo lavoro! Sì, beh, ma non dirlo a nessuno. Ma siamo amiche o cosa?
No, non credo proprio, ma le bambole lo sono. Dovremmo uscire insieme qualche volta per loro, ovviamente. Woohoo! Guarda, sai volare! Più in alto, più in alto! Whee! Oh, vai, ragazzina! C'è un pacco per te, davvero per me! Torno subito, Barbie! Fai con calma. Io me ne vado. Chissà cos'è? Non dice chi è il mittente. Interessante. Beh, apriamolo. Ciao. Cosa? Cos'è stato? Stai vedendo anche tu, vero? Wow. Ma cos'è? Sono la tua nuova bambola. Sei inquietante, ecco cosa sei. Aspetta, che strano. Ricopia tutto quello che faccio. Aspetta, devo dire che è divertente. È un po' noiosa dirla tutta. Ok, cambiamo un po'. Posso anche ballare, guarda che mosse. Sì, ok, Barbie. Freestyle! E ora tocca a me. No, che stai facendo? Prendi questo. Ehi, smettila! Non posso guardare. Ehi, decido io qui. Perché lo hai fatto? Perché in realtà sono io! Cosa? Come? Torna qui! Oh, è tremendo! Sha-la-la-la-la! Ah, Barbie, stai bene? Ho avuto momenti migliori, non ne parliamo, per favore! Mi dispiace, ora ti puliamo! Andrà tutto bene. Per favore sbrigati, che puzza! Dobbiamo spremere questi brufoli. Wow, un sacco di robaccia. Questo è grosso, eh. Che schifo. Ma è anche piacevole. Beh. E ora un buon detergente. Non finisce più. Grazie per quello che stai facendo. Questa sì che è amicizia. Mi sta piacendo. E ora... Ah, sì! Mi serve il dentifricio. Te lo metto sul viso, così la tua pelle sarà luminosa. Davvero, che bella sensazione! Aspetta! Menta! Ti meriti le cose migliori. Con questi brillantini sarà ancora più lucente. Mi stai viziando. Io non lo faccio mai. Mi piace, sai? Come una giornata alla spa. Almeno il mio... No! E ora un bello scrub. Aspetta. Con questo rimuoviamo la pelle morta. Mi fa il solletico. Com'è? Oh sì, in quel punto. Mi piace. Ah, come mi sento rilassata. Sei luminosa. E ora ti sistemo i capelli. Che ne dici di fare degli chignon? Manca qualcosa. Ci vuole un nuovo cappotto. Molto meglio. Wow, mi sento bellissima. Attenti ragazzi, arriva la rubacuori. Amo il nuovo outfit. Hai un gusto eccezionale. Stai davvero bene, io sono quasi invidiosa. Devo farti una foto. Mettiti in posa. Stai da Dio. Guardiamole un po'. Wow, dobbiamo postarle. Mamma mia, sei fantastica. Non ci credo, guarda quanti like! Voglio farmi un bel giro in città! Ehi, Hollywood, arrivo! Sarò una star! E tutti i miei sogni diventeranno realtà! Nessuno potrà fermarmi! $105, $106... Mai visti così tanti soldi! Che c'è? Facciamo un gioco con i bicchieri? Ok, come vuoi. No, no, dammi quelli. Ok, va bene. Cerca di indovinare dove sono i soldi adesso. Non distrarti. Ecco, secondo te dove sono? Non lo so. Tu che ne pensi? Festa da me stasera. Sarà esplosiva. Ciao ragazze! Muoviti, perdente! Tu? Non mi avranno vista. Dove sono i miei occhiali? Ciao, qualcuno può aiutarmi? Cos'è quella luce?
È tuo questo? Aspetta. Lo prendi o cosa? Non posso credere di averlo tenuto in mano. Devo igienizzarmi le mani. Ora va meglio. Ehi ragazzi! Ellie, facciamo una foto, sorridi! Ah, voi ragazzi siete i migliori. Che succede? Un elicottero? Chi è? Grazie per il passaggio. Mi piace fare un ingresso trionfante. È dura essere così ricchi. Acci picchia, non posso credere che questo sia arrivato via posta. È un invito per una festa. Ma non potrò andarci vestito in questo modo, troppi buchi. E non posso indossare nemmeno la mia t-shirt, anch'essa è piena di buchi. Cosa c'è nella scatola che mi ha regalato papà? Beh, forse c'è qualcosa che posso usare. Ehi, guarda qui, un paio di jeans e niente buchi. Chissà cos'altro c'è qui dentro. Che schifo, è un paio di boxer. Accidenti. Oh, ehi, ma guarda, una felpa gialla. Fammela provare. Ok, sì, non mi sta male. Aspetta, no, è troppo grande. Com'è lunga, mi arriva fino alle ginocchia. E adesso? Oh, ma certo, i boxer hanno un elastico. E non è nemmeno usurato. Sai che c'è? Credo di avere un'idea. Ok, ho tolto l'elastico dai boxer. E adesso lo avvolgerò intorno al punto vita e lo legherò sul davanti. Ok, il nodo dovrebbe tenere, ora fammelo mettere dietro. E ora infilerò il tessuto in eccesso della felpa in questo modo. Beh, non male direi. Apriamoli e vediamo cosa c'è dentro. Questa volta sono toccati a te 10 euro. E sembra che questa volta sarò io quella ricca. Sono contenta che possiamo finalmente mangiare qualcosa, perché oltre ad avere caldo ho anche fame. Almeno ho ancora i miei 10 euro. Sono sicuro che ci sia almeno una cosa che posso ordinare. Mi scusi, cameriere, vorrei ordinare. Sì, vorrei una bella pizza. Anche io, per favore, ma una da 10 euro. Guarda, sta arrivando lo chef col mio cibo. Salve, oggi farò la pizza davanti a te. Comincerò con la farina e poi, ovviamente, userò il mattarello per appiattire l'impasto. Non vedo l'ora di mangiare qualcosa di delizioso, sono così affamata. Ehi, qualcuno ha ordinato del cibo, sono qui per cucinare. Bene, ecco gli ingredienti, sono pronto per mettermi al lavoro. Spolvererò il tavolo con della farina. Oh, wow. Ehi, guarda dove la stai tirando, adesso sono ricca. È ora di lavorare l'impasto della pizza. Immagino che adesso si possa lavorare. Che diamine! Questo impasto è suo! Ed ecco dei bellissimi pomodori. Devo tagliarli. Adoro i pomodori, soprattutto in estate. Wow, è così bravo a usare quel coltello. Un vero professionista. Devo fare a fette questo pomodoro. Ma il mio chef sta usando un coltello di plastica. Questi pomodori sono così difficili da affettare, dovrò impegnarmi. Ora per un po' di mozzarella, la regina di tutti i formaggi. La spargerò sopra l'impasto. Un po' di formaggio qua e un po' là. Ora le fette di pomodoro e il resto dei condimenti. Oh my god! Pomodori o chissà cosa? Anche il mais in scatola va bene. Non so, forse devo mettere ancora un po' di mais. Bene, adesso cuocerò la pizza e te la servirò. Immagino di non poter fare di meglio. Signorina, ho qui la sua pizza, proprio come ha chiesto. Acci picchia, sembra così buona, non vedo l'ora di assaggiarla. Questa sì che è una bella pizza. Guarda quanti condimenti. Tante verdure. So già che sarà buonissima. Il primo morso è un enorme successo. Ecco la sua pizza, signore. Ma non è nemmeno cotta, è cruda. Che c'è? Dovrei pagare per questa. Come vuole. Almeno posso mangiare il formaggio. Questo è il pasto più triste che abbia mai mangiato. Che bel sogno che ho fatto. Ma è ora di alzarsi e di restare in forma. Un bel respiro. Trattieni. Ah. 29 e 30.
Wow, meglio del caffè. I capelli sono a posto. Non mi resta che lavare i denti. Ah, che schifo, ci sono capelli ovunque. Bleh. Non ne ho un altro? Perfetto. Ehi! Dai! Dai, forza, su! Non è rimasto neanche un po'. Ah, ce l'ho fatta! Meno male. Vediamo che mangio a colazione. Che sete che avevo! Ce n'è ancora? Non mi sembra normale. Però che ci posso fare? Bene, ragazzi! Spero che vi siete preparati per l'esame! E ora iniziate, voglio vedere quanto avete appreso! Oh? Che diavolo! Ho solo questo nello zaino! Cavolo, ho solo una piccola matita colorata! E non è nemmeno temperata! Oh, guarda quante cose a lizzi! Quanti colori e tonalità! Beh, dovrò fare del mio meglio con questa! Oh, aspetta un attimo, forse ho dei soldi! Giusto, sono povero e senza soldi! Ehi, aspetta un secondo, forse nella spazzatura ci sarà qualcosa di utile! Fammi vedere cosa abbiamo qui! Eh? Cosa sta facendo, Liam? Ehi, ci sono dei bastoncini di legno, posso farci sicuramente qualcosa! Ok, mi servono gli stampi in silicone nell'aula! Ci verserò dell'acqua e aggiungerò il colorante alimentare! Devo mescolare per farlo amalgamare per bene! Bene, e ora aggiungerò diversi colori! È ora di inserire i bastoncini di legno. Devo assicurarmi che non cadano. Poi congelerò il tutto. Bene, adesso sono congelati e posso passare alla fase successiva. Ok, ora mettiamo alla prova questi ghiaccioli. Vediamo se fanno il lavoro. Bene, ma guarda che colore. Spettacolare. Voglio dargli una leccata. Rinfrescante. Ah, devo ammetterlo, è davvero geniale. Ora cosa dovrei fare? Non so. Oh, aspetta, ho dei soldi, allora sono salva. Dovrebbero bastare... Bonjour, hai bisogno di un artista? Non ancora, prima crea dell'arte. Ah, certo, capisco. Creerò un capolavoro. Che noia la lezione di arte. Il tuo capolavoro è completo, voilà. Cosa? Che cos'è? Io, che schifo, toglielo dalla mia vista. Non ti piace la mia arte? Non hai stile. Ah, io non li capisco, gli artisti. Salve! Oh beh, fa niente, vai avanti e crea dell'arte. Ok, signorina, l'insegnante ha detto che sono il più bravo della classe. Adoro i pastelli a cera, mi piace colorare. Ok, ho fatto. Che cos'è? Una casa con delle nuvole? No, non ci siamo. Oh, non piangere, intendevo... Ci deve essere qualcosa qui intorno che posso usare. Oh, guarda, un lecca-lecca! Eh? Che cos'è? Un lecca-lecca! Cosa? Laggiù? Oh, i soldi, ma certo, eccoti qui. Ora vai avanti, vattene via. Il prossimo. Oh? Accidenti, è orribile. Ok, e ora ti faccio vedere cosa ho fatto. Ecco qua. Accidenti, wow, lo adoro. Ecco i tuoi soldi. Bene, grazie signorina, ci sto. Ottimo. Ehi, Liam. Guarda la mia arte! Oh sì, non male, io sto usando questi bastoncini per fare arte! Ehi, dovresti prestare più attenzione a me e non alla tua arte! Ma l'ho accordato? Fa un suono strano! Intanto mi è venuta una fame! Questo pollo sa di cartone! Proviamo quest'altro, vediamo! Meglio! C'è mica qualche avanzo qui? Chissà se ho qualche soldo. Oh, pensavo di sì e invece niente. E quella cos'è? Sarà forse una mosca? È inaccettabile! Signorina, dove siamo, eh? Devo forse mangiare insetti? Oh, desolato. Guardi lì! E come niente? Sparisce. Che cosa ho in bocca? Speziato. Qualunque cosa fosse, adesso mi sento molto meglio. Ah, decisamente.
ecco che arriva il prossimo. Oh sì, ho ottenuto di nuovo tanti soldi e Hazel sono miei. Guarda che non li volevo. Dove sono i miei di soldi? Eccoli, e ovviamente sono di nuovo solo 10 euro. Accidenti, mi piace avere tutti questi soldi, che bello. Guarda com'è piccolo quel carrello della spesa, anche no. È ora di fare il piano di cibo, non ho mangiato molto oggi. Vediamo. Questi noodles sembrano piuttosto buoni. Bene, che buoni questi cupcake, ne prenderò un po'. Prenderò anche delle patatine, ovviamente, e anche i noodles. I popcorn non possono mancare, anche una bibita gassata. Potrei sicuramente usare più prodotti in scatola, si possono conservare per molto tempo. I cereali? Direi proprio di sì, nel carrello ora. Voglio questo, questo e anche questo. Prenderò tutto ciò che è sugli scaffali. Quale bibita dovrei scegliere? Perché scegliere quando posso averle entrambe? E ovviamente non posso dimenticare la carta igienica. Ci sono anche delle verdure fresche. Ehi, pere e mele e altra frutta. Penso che prenderò questa mela qui. La metterò nel carrello con tutto il resto. Penso che potrei usare anche questo limone. Sai che c'è? Prenderò tutta la frutta. Più, quanta roba. Ehi, aspetta! Guarda quelle piante da appartamento. Sembra reale. Non vedo perché non dovrei. Va bene, sono finalmente pronto per pagare. Beh, oggi non si finisce mai. Tanto vale cominciare a battere. Wow, ci vuole un sacco di tempo. Ho battuto anche le bibite. Wow, non pensavo di trascorrere la maggior parte della mia giornata qui. Accidenti, il cibo non finisce più. Oh. Sai che c'è? Sono stanco, quindi vado a sedermi laggiù. Un altro prodotto in scatola. Meno male che c'è una sedia. Sono così annoiato. Allora, fammi mettere le buste nel carrello. Non mi piace la pizza cruda. Ehi, amico, svegliati, ho finito di battere tutte le tue cose. Ora devi pagare. Oh, giusto, i soldi. Ecco che arrivo. Immagino che li lascerò qui. Cosa potrò comprare con 10 euro? Che carino questo carrello della spesa, lo prendo. Wow, perché Miles sembra così stanco? E perché indossa una vestaglia? Quel cassiere è svenuto, cosa sta succedendo? Qualcosa non va, ne sono certa. Beh, ho i miei 10 euro e adesso voglio fare la spesa. Vedo delle caramelle e posso permettermele. Immagino sia tutto, è ora di andare alla cassa. Wow, quel cassiere sembra esausto. Sai che c'è? Gli darò una mano, sembra che ne abbia bisogno. Posso battere queste caramelle da sola? Va bene, ho fatto. Fammi tirare fuori i miei soldi. Li lascerò qui, così se li ritrova quando si sveglia. Beh, questo è tutto. Adesso vado via. Pronta? Wow, guarda questi marshmallow! Ah, uno solo! Tutto qui! Cosa ci faccio con questo? Sfigata! Verrà benissimo! Metti il marshmallow sulla piastra per waffle! Chiudo il coperchio e lo accendo! E ora aspetto! Oh, qualcosa non va! Ah, l'hai voluto tu! Ti faccio vedere io! Mi serve solo questo microonde! Non mi serve chissà che attrezzatura di lusso! Metto il marshmallow nel microonde! Gli do il tempo! Nana! Senti questo odore? Oh no! Che disastro! Oh, che casino! Oh, non è giusto! Oh, è pronto! Wow, com'è cresciuto! È enorme! Guarda qua! Wow! Ma è pazzesco! Non ci credo, li ho bruciati! Sai che è andata male, vero? Mi dispiace! Quello invece è magnifico! È gigante! Ottimo lavoro! Oh wow! Grazie! Complimenti! Ok, metto questi nel mio armadietto. Devo prendere un lucchetto. Ah? Una stanza segreta. Non l'ho mai notata prima. Beh, tanto vale dare un'occhiata in giro.
Wow, com'è spaziosa! Sembra accogliente! Finalmente ho un posto dove leggere e studiare! Wow, non lo sapevo! Devo venire più spesso qui! Ciao, Ellie! Oh, perché? Di certo non parlo con Justin. Non ci capisco niente di tutto questo. Mi serve un po' di tempo per me. Per fortuna ho un posto esclusivo dove andare e serve una carta d'oro per entrare. Ora va molto meglio. Ah, il mio posto felice. È ora di divertirsi. Oh, sembra interessante. Wow, è così realistico. Che giornataccia, devo rilassarmi. Ed ecco gli ultimi sistemi di sicurezza. Non si può mai essere troppo attenti. Oh, finalmente sei qui. Siediti. Odio quando i dipendenti mi parlano. Voglio essere coccolata. Ok, applicherò una maschera per il viso. È la migliore di tutte. È fatta d'oro. La tua pelle sembrerà come nuova. Il che è comprensibile visto il costo. Ecco qui. Amo il mio lavoro. Perché sei ancora qui? Ah, questa sì che è vita. Miles, non sei entusiasta di essere in questo show? Delle valigette, immagino che dovremmo aprirle, eh? Bene, la mia valigetta d'oro è piena di soldi. Che cosa? Tutto quello che ho io sono 10 euro, non è giusto! Siamo qui per imbarcarci sull'aereo. Sì, come no, per favore, dobbiamo pesare la valigia. Hai sentito cosa ha detto la signorina? Metti la valigia sulla bilancia. No, è troppo pesante. Guarda quanto pesa. Beh, non si preoccupi, ho una soluzione. Sono un sacco di soldi e credo che possano risolvere tutti i suoi problemi. Ecco qui, godetevi il viaggio. Salve, è qui per il suo viaggio, suppongo? Lo sono molto emozionato. Oh, credo di dover pesare lo zaino. Ecco qua, vediamo quanto pesa. Troppo pesante. Aspetta, so cosa posso fare. Questi soldi dovrebbero aiutare. Aspetta, questi cosa sono? Mi ha appena dato 10 euro. Beh, non ci siamo proprio. Per favore, tolga qualche cosa dallo zaino. Come vuole, 10 euro sarebbero dovuti essere sufficienti. Questo è ridicolo. Quella signora davanti a me aveva una borsa enorme. Vediamo. Beh, se indosso questa giacca, sì, potrebbe funzionare. Bene, dovrei esserci, pesiamolo di nuovo. Aspetti, come fa ad essere ancora troppo pesante? Non ha alcun senso. Ah, va bene, uffa, dovrò togliere qualcos'altro. Immagino che dovrò mettermi un'altra delle mie giacche. Proviamo di nuovo. Ed ecco lo zaino sulla bilancia. Ma dai, sul serio! Ok, questa volta dovrebbe andare, è praticamente vuoto. Beh, sembra abbastanza leggero. Ok, è a posto. Prenda lo zaino e io le preparerò la carta d'imbarco. Ecco a lei, buon viaggio. Mi scusi, sto solo cercando il mio posto. Grazie. Cavolo, odio stare al centro. Ah, alla fine ce l'ho fatta a salire. Ma che fatica. Signorina, ecco il drink che ha chiesto. Signore, eccone uno anche per lei. Grazie, credo. Non so se riuscirò a berlo. Signorina, ho la mimosa che ha ordinato. Il suo succo è stato appena spremuto. Fammi assaggiare, l'aroma è gradevole. Sì, andrà bene. Vorrei anche degli snack. Cioccolato, formaggio o frutta? Voglio la frutta. Signorina, lasci che le pulisca il viso. Uno spuntino in volo. Mi scusi, lo voglio anch'io. Un solo dolcetto. Davvero, non c'è altro. Cos'è stato? Ah, che bel sonno. È ora di prepararsi. Niente acqua. Come farò a lavarmi? Almeno posso lavarmi i denti. Chi ha bisogno di uno spazzolino? Un po' di menta fresca. Ok. Dovrà andare. Cosa dovrei indossare? Ok, questa è carina. Beh, dovrà andare.
No, no, quello yacht è troppo piccolo. Alzati e risplendi. Oh, giusto. Immagino che dovrò essere creativa. Wow, sono brava. Ehi, svegliati, yuhu. Lo so io, non sarai in grado di resistere a questo. Oro, che sogno meraviglioso. Ottimo lavoro come al solito. Sto solo facendo il mio lavoro. Addio. Oh, già mattina. Dov'è la mia truccatrice? Pronto? Ho bisogno del tuo aiuto. Cosa posso fare per lei? Devo essere bellissima, ho bisogno che tu mi trucchi. Ti costerà? Dove sono i soldi? Bene. Prendi. Sul serio, non esiste. Devo fare tutto da sola. Dopo di te. Uova d'oro. Non so mica come si fanno le uova. Che ci devo fare? Ci penso io. Prova questo. Oh, ottima idea. Posso farcela, dai. Apriamo l'uovo. Ah, ce l'ho fatta. Wow, guarda qui. Voglio rifarlo. Un'altra moneta d'oro. Dovrei mangiare uova più spesso. Chissà com'è. Solo un assaggio. Va condito. Così dovrebbe andare, ancora insipido. Quanto sale! Che saporaccio! Oh, mannaggia a me! Ok, questo non me lo aspettavo. Pesche. Yogurt. Ok, so cosa farci. Metto lo yogurt sul piatto. Dovrebbe bastare. Poi ci metto la pesca. Un bel uovo fritto, sano. E poi fettine di mela. Una colazione buonissima. Boh. Geniale, creativa e stimolante. Eccellente, 10 più. E vai! E per te? Sono delusa. 0. Tutte le ragazze amano il glitter. Soprattutto quando è sul tuo viso. Non è magico? Siediti, ti mostreremo come fare. Cavolo, il mio Instagram sta scoppiando oggi. Hai per caso abbassato il termostato? Boh. Questo maglione mi scalderà. Guarda che capelli! Tutta colpa dell'elettricità statica. Forse posso sistemarli un po'. No. Smettila di ridere, non è divertente. Ti ho detto di smettere. Niente resiste alle proprietà dell'alluminio. Ovviamente. Se avvolgo il manico della mia spazzola e mi pettino normalmente, l'energia statica si disperde all'esterno. Incredibile, vero? Sono di nuovo stupenda! Grazie per il suggerimento. Temevo di sembrare Einstein per sempre. Non so nemmeno perché mi trovo qui. Soldi, tutto qui. Come se mi interessasse. Formaggio. Ok, credo di avere un'idea. Ah, ci sono! Per fortuna avevo con me questi bastoncini da gelato. Inserisci i bastoncini nel formaggio. Poi taglialo in tre proprio così. Immergi il formaggio nell'uovo e poi nella farina. Per finire nel pan grattato. Metti il formaggio nell'olio bollente. Muovilo per farlo cuocere finché non è dorato. Sembra buono! E ora impiattiamo! Molto bello, devo dire. Serve una mano? Ops, scusa! Oh, non so perché ti pago! Pronto? Mi serve il tuo aiuto! Cosa? Sono in vacanza! Oh, perché non l'hai detto subito? Arrivo! Tempo di mettersi al lavoro! È ora di vestirsi! Si esce! Dove vai?
Torno subito. Non sei mica mia madre. Mi preoccupo però. Ma va bene. Che adrenalina. Come ai vecchi tempi. Ehi, è lei? Sì. Ok, sarà facile. Sembra impegnata. Psst, dammi i soldi. Io sono caro, eh? Oh mio Dio! Dov'è il tuo piatto? Non ci siamo proprio! Cosa? Non ci posso credere! Il mio formaggio! Non c'è più! Che bella creazione culinaria! Fantastico! 10 più! Per me, oh, grazie! Ma non è giusto! Povera! Oh, c'è un posto in prima fila qui! Kevin è o no il più carino di tutti? Ok, devo provarci adesso. Kevin, ciao! Che leggi di bello? Kevin? Aspettami! Quel libro non è male, vero? Lo so bene! Leggiamo le stesse cose! Già... Senti, mi sposto di là. Oh, gli faccio ribrezzo! Forse i miei capelli fanno schifo? Ecco che cosa possiamo avere in comune! Ci vuole subito un bel ritocchino! Vedete questo pennarello? Con l'inchiostro creiamo una tinta per capelli. La mescoliamo per benino. E adesso è pronta! Potete aggiungere altri colori. Poi con i guanti applichiamo il colore sulle ciocche in questo modo. Poi l'avvolgiamo nell'alluminio. Fatelo su quanti capelli volete. Dopo aspettiamo. Pronti a vedere il risultato? Fantastico e senza parrucchiere! Favoloso! Eh già! Oh. Ehi, hai colorato i capelli! Forse è vero che abbiamo qualcosa in comune. È stato divertente. Avresti dovuto vedere Jake che ballava. Oh, oh. Ciao ragazze. Andiamocene. Ma parla con noi. Volevo solo essere amichevole. Oh, cos'è questo? Wow, una festa in maschera. Sarebbe bello andarci. Vabbè. Un momento, potrei andarci. Dovrei prepararmi. Ho un'idea fantastica. Mettiamoci al lavoro. Inizierò con gli occhi. Giusto una pennellata per la coda. Ora è il momento delle ciglia finte. Mi faranno lo sguardo più definito e saranno più lunghe. Sono così facili da applicare. Wow! Uso questo pennello per sollevarle. Così potrò mettere l'eyeliner. Molto bene, perfetto. Ora passo alla parte inferiore. Un po' di colore naturale, che funzionerà come base. Poi uso l'eyeliner. Ok, passiamo al viso. Uso un po' di nero per il naso. E sul contorno labbra. Sembra che abbia un enorme baffo. Coloro il labbro superiore. Poi faccio dei puntini con il pennello. Ora è il momento dei baffi. Molto bene. E il vestito? Sono una gattina carinissima. Sono pronta. Divertiamoci. È così emozionante. Oh oh, la coda si è impigliata. Stupida pianta. Woohoo! Wow! È Penny. Wow! Balliamo? Certo. È una festa super. Non posso crederci. Vado via. Perché fa così? Mi sto divertendo un sacco.
Darò una sfogliata a questa rivista. Wow, che carino! Oh no, mamma! Mindy, ti tengo d'occhio. È ora di studiare. Ok, vacci piano. Contenta? Brava bambina. Sì, come no, studiare sui libri è da sfigati. Meglio studiare questa rivista. Wow, devo averlo! Farò una telefonata. Pronto, sì, voglio il joystick magico. Subito. Wow, consegna rapida! Guarda qui! Wow, è stupendo! La mamma non deve vederlo. Che sta succedendo qui? Ops, vediamo se è davvero magico. Ah, che succede? Come mi diverto! Ti sta bene, mamma? Smettila subito! Wow, un unicorno! Mindy, sono infuriata! Smettila! Perché l'hai fatto? No, me l'hai rotto! Mettiti a studiare, altrimenti... Voglio vederti al lavoro! Buon compleanno, Gabi! Spero ti piaccia! Grazie, mammina! Un'altra scatola? Wow, adesso sono curiosa! Aprila! Ok, ora sta diventando strano! Mamma! Dai, aprila, vai avanti! Ci sarà un'altra scatolina? Carta! Aspetta! Davvero? È una carta di credito! Non ci credo, sei la migliore! Sì, lo so! Mi comprerò così tante cose! Voglio una collezione di scarpe! Oh, mi sento una superstar! Aragosta! Questa sì che è vita! Tutto grazie alla mia carta di credito! Gabi! Ehi! Terra chiama Gabi? Che c'è, mamma? Ma che hai capito? Guarda meglio! È una chiavetta per il PC! Oh, grazie, mamma! L'adoro! È una storia così pazza, vero? A proposito! Sì! Kevin vuole che vada a una festa! Devi andarci! Vorrei che Kevin invitasse me ad una festa. Mi piacerebbe ballare tra le sue braccia. Posso venire anch'io? Non così. Oh, non ho i miei trucchi. Ci penso io, Ava. Ho un po' di tutto qui. E adesso diamoci dentro. Sì, ok. Ma ce l'ho anch'io, vedi? Ta-da! Oh, ecco il mio pennello. Carino, vero? Interessante, sì. Ultimamente preferisco le matitone. Il contouring trasforma il mio viso, anche se all'inizio sembra strano. E la fronte è pronta, adesso per la tonalità più chiara. Questa parte è fondamentale, sembra pittura per il viso, vero? E adesso dobbiamo uniformare il tutto. Vedi, ha funzionato. Oh, voglio provare! Sotto gli zigomi, eh? Vacci piano con quel coso! Sì, è sotto gli occhi! Stai calcando un pochino troppo! Adesso sfumo, giusto? Sì! Wow! Forse dovrai esercitarti per un po'. Penso di essere perfetta, andiamo? Immagino di sì. Disegnare è divertente. Che posso fare adesso? Oh, un po' di acquerelli. Questo disegno sarà bellissimo. Whee! Sono un artista. Sfumiamolo un po'. Perfetto. Ora un po' di profumo. Buonissimo. Passiamo alle labbra. Oh no, è finito. Userò quest'altro. Ma che succede? Un momento. So io che è successo. Oh, facciamo finta di niente. Hai per caso giocato con i miei trucchi? Oh, che carino. Che bel colore. Ops, forse posso aggiustarlo. Guardatemi, sono un'adulta. Bellissima. È così irritante. Ehi, non giocare più con i miei trucchi.
È stato solo un incidente. Fattene una ragione. Ho un'idea. Cosa? Che c'è? Dammi quel pennello. Quale pennello? Dammelo. No, è mio. Non ci provare. Non scappare. Non mi prenderai. Prendi questo. Non posso perdere tempo. Via! Oh, cioccolato! Ricarichiamo le energie. Non ci arrivo. Cerchi questo? Dammi quel pennello. È una scelta difficile, ma ne vale la pena. Gnammi! Ora posso completare il mio make-up. Ho ricoperto il pennello con una tinta e ne metto un po' sulle labbra. Farò lo stesso con un altro colore. Lo ripeto su tutto il labbro. Aggiungo piccole sezioni colorate. È bellissimo. Ecco l'ultimo. Ma non ho ancora finito. Premerò le labbra insieme. Così avrò un rossetto multicolore. È come un arcobaleno sulle labbra. Passiamo agli occhi. Disegno una coda con l'eyeliner. Bella, vero? Facciamo qualcosa in più. Disegno un cuore sulla guancia. E dall'altro lato. Ci siamo. Aspetta, Penny, che stai facendo? Wow! Lo so, sono fantastica. Sei bellissima. Prendi un po' di cioccolata. L'acqua è abbastanza calda per la mia zuppa. Ah, è tutto il giorno che aspetto. È davvero buona. Adesso voglio vedere che c'è in TV. Proverò con qualcos'altro. Salve a tutti, oggi vi mostrerò la mia nuova casa. Venite con me. Allora, questa è la mia stanza per le feste. C'è un DJ 24 ore al giorno. Un DJ? Com'è fortunato. Oh, la mia TV non funziona, dai! E questo è il mio ufficio con il mio nuovo PC e il mio sterzo personalizzato. Lo so, sono la migliore e quando ho bisogno di rilassarmi dopo una lunga giornata faccio un bagno caldo. Oh, com'è calda! E quando sono pronta per andare a letto mi copro solo con i miei soldi. Accidenti, non posso più guardare. Vorrei che la mia vita fosse così decadente. Adesso devo pulirmi da tutta questa zuppa. Vorrei divertirmi con le bombe da bagno che fanno le bolle. E invece ho soltanto questa spugna ruvida. Oh, cavolo, ho anche fatto cadere la saponetta. Va bene, dov'è? Eccola qui. Torna qua. Ah, non riesco a smettere di pensare a quelle bombe da bagno colorate. Aspetta un attimo, penso di avere un'idea. Comincerò con una ciotola vuota. E poi del bicarbonato di sodio. Ne verso un po' nella ciotola, così basterà. Adesso aggiungo un po' di acido citrico. E anche un po' d'olio di cocco, ci sta sempre bene. Adesso è il momento di mescolare tutto insieme con la mia fidata frusta. Oh, la polvere si sta sgretolando ed ecco! Ho una grande ciotola e un mucchio di ciotoline. Adesso ho bisogno di un po' di colorante alimentare, voglio che siano carine. Cavolo, è difficile da mescolare, devo continuare. Mi serve un vassoio in silicone adesso e non posso dimenticarmi della grande ciotola bianca. Avrà uno stampo tutto suo. Metto la polvere con un cucchiaino nello stampo e adesso aggiungo un po' di colore. Poi dovrò coprire con altra polvere. Va bene, devo picchiettare un po'. E ci spruzzerò sopra un po' di spray antisettico in modo che rimanga ben fermo. Adesso posso toglierlo dallo stampo. Ok, sono pronto per usare la mia bomba da bagno. La mia bomba da bagno è ancora migliore perché l'ho fatta io. Mettiamola in acqua. Ed ecco le bolle. Guarda, si vedono tutti i colori dell'arcobaleno. Sono così felice. E come sono felice di aver rovesciato la mia zuppa. Che bella giornata. Ultime notizie, c'è una festa! Adoro le feste! Wow, non vedo l'ora! Sarà così divertente! Sembra che invitino chiunque. Meglio prepararmi. Prima però devo truccarmi. Ci sono! Userò il ketchup come rossetto e questo vassoio come specchio. Questo colore mi dona. Bello l'aspetto e anche il sapore. Oh no! Sono piena di brufoli! Non posso uscire così! Cosa posso fare? Forse posso toglierli con la spugna. Speriamo funzioni. Au! Niente, non funziona. Ho la pelle ridotta malissimo.
La farina! Posso usarla per coprire i brufoli. Basta metterne un po' sulla pelle, coprirà le imperfezioni. Dovrebbe bastare. Vediamo come sto. Oddio, sembro Babbo Natale. Non posso presentarmi così alla festa. Non c'è niente da fare. Ah, il caffè è freddo. Ehi, posso usare questo per il viso? Ma certo! Vale la pena provare. Ok, ci siamo. Ora devo solo aspettare. Oh, la pelle è bellissima. E via alla festa! Insomma, fai piano. Basta così. Non ci sai fare. Scusi tanto. La maschera per il viso. Solo un attimo. Pronta? Costa fatica essere così bella. La mia pelle risplende. Wow, è abbagliante! Prenda l'abito. Oh, molto bello. Qualcuno ha acceso la luce? Tutti mi fissano. Qualcuno sta rovinando la festa? Ci penso io. Ok, tu, fuori di qui! Mettimi giù! Ah, adesso ci vedo. Amo dipingere, è così stimolante e rilassante. Adesso uso il rosa chiaro, è molto carino. Oh, ho appena ricevuto un messaggio, vediamo. Una festa arcobaleno. Non può essere, è fantastico. Devo trovare qualcosa di appropriato da mettermi. Ops, il pennello. Guardaroba, allora, che cos'hai per me? Ah, non va affatto bene, non ho niente di colorato. E adesso come farò? Devo avere qualcosa di colorato. Aspetta, i miei colori! Loro sì che sono super colorati. Scommetto che posso farci qualcosa, sono un genio! Ok, è tempo di diventare un po' multicolore. Avrò bisogno della vernice di alcuni pennelli. Posso usare due colori contemporaneamente. Metterò questi colori sopra gli occhi e altri due colori sotto. È davvero fantastico! Ma è una festa arcobaleno, ne servono altri, giusto? Avrò bisogno di un pennello più grande per quest'altra zona. E ok, adesso che ho diversi colori sul pennello posso dipingermi la faccia. Dopo le labbra posso usare il mascara verde sugli occhi. Devo assicurarmi che ci sia molto verde sulle ciglia. Lo so, devo colorarmi anche le sopracciglia. E userò l'arancione. Posso anche dar loro una bella forma. Sta venendo bene, ci siamo, solo un altro pochino. Manca l'ultimo tocco. Oh mio Dio, quante piccole lentiggini blu, sono adorabili! Sarebbe bello se potessi averle sempre. E ok, ho finito col mio trucco arcobaleno. Wow, quello cos'è? Guarda che belle luci! Wow, è fighissima la festa arcobaleno! Wow, che trucco fantastico, l'hai fatto tu! È troppo bello! Ottima scelta per la festa arcobaleno! Ok! Cosa? È il giorno della festa! Mi ha davvero preso alla sprovvista! Credo sia meglio iniziare a truccarmi. Oggi mi sento di usare il rosa. È stato abbastanza facile. Ma a cosa servono questi begli ombretti senza un rossetto abbinato? Ma scherziamo! Il momento peggiore per rimanere senza rossetto. Ho del semplice burro di cacao. E so come vivacizzarlo. L'ombretto si attacca perfettamente. Pronta per un incredibile trucco di make-up? Applicalo normalmente sulle labbra. Il balsamo liscio e burroso funziona benissimo. Vedi come viene fuori il colore? Dopodiché, strofina un po' le labbra. È venuto benissimo! Oh, è tutto fradicio, che disastro! I capelli, il trucco! Oh no, è terribile! Wow, guarda come viene giù! Meno male che avevo l'ombrello. Oh, non è giusto! Oddio, ma che ti è capitato? La pioggia ha rovinato tutto! Già! E ai tuoi capelli serve aiuto! Ehi! Aspetta un attimo! Forse mi è venuta un'idea! Guarda, l'asciugamani elettrico! Metti la testa qui, su! Fidati, funzionerà alla grande! Ecco,
Adesso asciughiamo i tuoi capelli. Non ci credo, sono come prima! Te l'avevo detto? Adesso mi sento molto meglio, grazie! Oh cavolo, sono così stanco! Ma ho così tanto lavoro da fare! Meno male che ho ancora il caffè! Oh. Forse farò solo un pisolino veloce. Sì, devo truccarmi prima della scuola! Ho tutte le mie cose e metterò il mio specchio proprio qui! Ehi, papà, svegliati! Oh? Oh? Ero così stanco, che cosa? Hai delle cose in faccia, guarda, vedi? Oh, ma che diamine! Le devo togliere! Oh no, guarda quante occhiaie! Sono orribile! Beh, forse questo può aiutarti? No. Forse questo! Aspetta, so io cosa può aiutarti! Vieni qui, pianta di aloe! Ho bisogno che tu aiuti papà! Pensi davvero che funzionerà, tesoro? Certo! Intanto apro la foglia! Tutto il gel e le cose buone all'interno devono andare nel frullatore così! Poi mi servirà anche dell'acqua. Dovrebbe bastare e toglierò la foglia. È ora di frullare il gel e l'acqua. Ecco, va bene. Avrò bisogno di questo contenitore. Adesso posso versarlo dentro questo piccolo foro. Così va bene, non voglio riempirlo troppo. Lo metto nel congelatore adesso e lo lascerò dentro solo qualche minuto. Chissà che altro dovrei fare oggi. Dovrebbe essere abbastanza tempo. Pronto per l'uso? Eccomi, papà! Guarda che ti ho fatto! Un ghiacciolo al gel di aloe! Prendilo! Devi solo strofinartelo sugli occhi. Continua, non fermarti! Funziona, ne sono sicura, vedi? Hai fatto sparire l'occhiaia! È davvero spettacolare, devo usarlo sull'altro occhio! Mi piace la sensazione di freschezza sulla pelle! Non posso credere che tu l'abbia fatto! Mi hai davvero salvato, figlia mia! Devo andare! Ehi, scusa, sono in ritardo, come va? Giornataccia, non dormo da giorni. Ho un aspetto orribile. Devi provare questo, allora. Mia figlia l'ha fatto per me. Lascia che te lo mostri. Devi solo strofinartelo sugli occhi. È spettacolare, grazie. Adesso posso concentrarmi. E di che? Sembra un vero ghiacciolo. Speriamo funzioni. Si va in scena. Oh, devo essere professionale. Salve, sono qui per una visita. Sì, ma conosci le regole, vero? Niente make-up. Sì, sì, lo so. E che cos'hai lì? Dimmi! Sono dei ghiaccioli. Ok, sembrano buoni. Posso averne uno? Naturalmente. Grazie. Sono proprio buoni. Vuole anche gli altri? Ne prendo solo uno per Annie, ok? Sì, sì, ok, ora sparisci. Sì. Ciao. Guarda cosa ho qui. Un ghiacciolo. No, non mangiarlo. Guarda dentro. Wow, ma è smalto. Ancora meglio di un ghiacciolo. Sono qui per aiutarti. Oh, wow. Questo colore mi sta benissimo. Vado proprio fiera di questo disegno. È bellissimo. Lo adoro. Come va, secchioni? Oh, ciao, Mandy. Ehi, notate qualcosa? Wow, ma è vero? Volevo un po' di inchiostro sulla pelle. Ce ne sono altri. La mia pelle è una tela. Che fighi! Shaw, lasciatemi aria. Che persone banali. Cos'è questo chiasso? Vorrei essere popolare. Oh, che momento straziante. Devo aiutare Stacy. Questo potrebbe andare. Rimuovi il tappo di un pennarello. Quindi con un coltello taglia con cautela parte della punta. Poi rimuovi un'altra piccola sezione, così, per creare un cuore. Perfetto. Mandy pensa di essere figa. Forse ti posso aiutare. What? Cosa? Dovresti usare un po' di inchiostro rosso? Di che sta parlando? Un attimo.
attimo. Ho capito. Wow! Posso premere il pennarello sulla pelle. Sembrerà un tatuaggio, ma non è permanente. Non male. Wow! Adoro i tuoi tatuaggi. Ma anch'io ho dei tatuaggi. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ops, piano. Ps, vieni qui, presto. Guarda un po'. È il nostro piccolo segreto. Ps. Che cosa? Questa acconciatura è fantastica. Voglio anche io dei ricci così. Vediamo cosa riesco a fare. Ora provo. Una ciocca alla volta, giusto? Non è così difficile. Ma per quanto tempo dovrei tenerla? Ok, la sto ancora tenendo. Sì! Ehi ragazza, cosa stai facendo? Stai facendo un toast? Il tuo computer è bloccato! Ci sono, non preoccuparti! I tuoi capelli! So cosa sto facendo, ok? Che c'è? Il video era bloccato! C'è odore di bruciato! Sì, proprio come sospettavo! Ricresceranno, non preoccuparti! Cos'è questo? Oh, è la nonna! Ciao! Ciao, nonna! Cos'è con tutti quei calzini tra i capelli? È per fare i ricci! Senza calore! Tutto ciò che serve è un normale calzino! Guardate, ragazze! Com'è possibile che non ne sapevo nulla? Strano! Aspetta di vederli! Mi piace! Ciao, nonna! Ti voglio bene! Beh, immagino che valga la pena provare. Dove stai andando? Proveremo il vecchio trucco della nonna. Ok. Sii gentile, ok? Niente calore significa che non li brucerai, piccola. Lo rotolerò fino in cima. E poi annoderò il calzino. E questo è tutto quello che bisogna fare. Metti tutti i calzini che vuoi. Mi sento strana. E ora aspettiamo, giusto? Ah? È mattina! È ora di vedere questi ricci! Ok, sono pronta! Sarà epico! Sembrano fighi finora! Wow! Ciao, bei ricci! Questo trucco funziona veramente! Non posso crederci, la nonna aveva ragione! Sono grandi e rimbalzanti, guarda! La nonna! Hai provato il mio trucco con i calzini? Ma sei tu! Da quando ti tingi i capelli? I suoi capelli sono più belli dei miei! Dove l'ho messo? Cavolo, la mia spugnetta è andata! Non metterò questa roba in faccia! Allontana quella cosa da me! Perché non provi una di queste? Si assomigliano un po'. Proviamo con il mio fondotinta. Non male! Si sposa perfettamente con la mia pelle. Che idea brillante! Basta non ingerirlo per sbaglio! Oh, Brian è proprio carino! Vuole uscire domani? Cosa? Ho un appuntamento con Brian! Sì? No? Non mi credi? Di cosa stai parlando? Oh no! Tutto tranne un grosso brufolo! Mi spiace, ragazza. Sei sempre bellissima, non preoccuparti. Vorrei poterti aiutare. Forse posso. Prova a usare questo spicchio d'aglio. Cosa? Mettilo proprio sopra. I succhi calmeranno l'infiammazione. Domattina sarà secco. Ah, finalmente una dormita riposante. Credo sia sparito. Sofia! Guarda un po' chi si è svegliata senza brufoli. Wow! Che trucco geniale! Inizia a prepararti. Chiamatemi pure la sterminatrice di brufoli.
Se solo fosse salita sull'aereo! Oh? Accidenti, spero che sia pronta per uscire. Il nostro appuntamento era stasera! Ma guarda che casino! Adam non può vedere casa mia in questo modo! Devo pulire tutto e subito! Ci sono quasi! Polvere, vattene! Che sta facendo? Ops! Meno male che almeno i capelli mi stanno benissimo! Arrivo! Ehi, Adam! Vieni pure! Ti stavo aspettando! Vuoi bere qualcosa? E fare una chiacchierata? Beh, sarà meglio che vada, ok? Grazie per essere passato! A presto! Bella casa! Oh, è stato intenso! Ah, io mi sdraio sul divano! Sono tornata e adesso posso fare come mi pare! Accidenti, com'è piacevole!